Gli uomini belli trattano male quelli brutti? Punto interrogativo. Ebbene, nel video di oggi io risponderò apertamente a questa domanda. Cercherò di essere il più chiaro possibile, dando ovviamente la mia opinione. Quindi, se sei una persona che ti definisci bella e o brutta, sappi che non sto parlando di te, ma sto seguendo il mio parere, la mia opinione. Bene, io credo che al giorno d'oggi quelli belli, quelli che se la tirano soprattutto, quelli che, diciamo così, dal punto di vista estetico appaiono come favolosi, sexy, lampadati, muscolosi, eccetera, eccetera, in alcuni casi, in molti casi, ma non in tutti, si divertano e riescano, o meglio vogliano, prendere in giro, quindi trattare male quelli brutti, perché a loro dire e a loro pensare, quelli brutti sono esseri da, tra virgolette, sottomettere, da andare a considerare come persone, o meglio, come animali e non come degli esseri umani. Ricorda a tutti che noi siamo esseri umani, fin da quando nasciamo fino alla morte, che è l'atto conclusivo del nostro iter biologico e biografico. E proprio perché nasciamo da un rapporto sessuale, siamo esseri viventi, che poi ovviamente, ripeto, moriamo. È un destino che riguarda tutti, sia animali che piante che esseri umani, esseri pensanti. Con questo quindi voglio far capire a tutti quelli belli che eventualmente vogliano e abbiano l'intenzione di prendere in giro, tra virgolette, quelli brutti, che tanto prima o poi, dopo o prima, tutti finiremo lì sotto. Lì sotto è da intendere come sottoterra, dentro una tomba, dentro una bara. Quindi è inutile prevaricare l'altro, andare lì a prenderlo in giro, a criticarlo, a farlo credere come di serie B oppure considerarlo come un essere sbagliato oppure errato, perché, ripeto, per la seconda volta siamo tutti umani. Qualcuno potrebbe chiedermi, caro Leandro, perché secondo te quelli belli in alcuni casi prendono in giro quelli brutti? Semplice, perché pensano di essere superiori in cuor loro a quelli brutti, quindi pensando ciò reputano il loro corpo perfetto, reputano il loro cervello giusto, corretto e si pongono nella considerazione di andare a criticare, a prendere in giro, a dileggiare e soprattutto a schernire, tra virgolette, quindi virgolettato, i brutti, le persone che a livello estetico potrebbero essere etichettate o meglio bollate come persone brutte, quindi come persone non belle. Io chiaramente in questo video non sto dicendo che tutti quelli belli prendono in giro i brutti o che tutti i brutti vengono presi in giro da quelli belli, assolutamente no. Però è chiaro ed è risaputo, secondo la mia opinione personale, che molti belli prendono in giro quelli brutti. E secondo me non si rendono conto che anche quelli classificati, etichettati, bollati, identificati come brutti hanno un cuore, un cervello e soprattutto una anima. L'anima è qualcosa che noi non vediamo. Io non vedo l'anima di una persona. Io quando vedo una persona vedo il suo corpo. Poi, quando ci parlo, scopro, tra virgolette, il suo cervello, ma non riesco a identificare, o meglio, a vedere la sua anima, che è quindi un lato che non riesco a apprezzare, a vedere e a carpire. Bene, spero, mi auguro di essere stato chiaro in questo video di oggi al fine di aver tolto, disvelato
ogni cosa, ogni aspetto, perché reputo fondamentale, reputo essenziale che il mio parere venga ad essere assorbito, venga ad essere compreso e venga ad essere interiorizzato da tutte quelle persone, da tutte quelle entità umane che vogliono capire le mie parole. Le mie parole possono essere considerate come sbagliate, come errate, a me non interessa, a me importa comunicare quello che ho da comunicare e che si trova all'interno del mio cuore. Grazie, grazie di vivo cuore, scusate il gioco di parole, da Leandro Smerli di Roma è tutto, auguro a voi una buona giornata o una buona serata a seconda di quando state vedendo questo video di oggi. Quindi ricapitolando brevemente per poi terminare il video, i belli in molti casi ma non in tutti criticano, prendono in giro, scherniscono, etichettano e si permettono di dileggiare i tra virgolette brutti perché vogliono semplicemente farli apparire ancora, diciamo così, in una condizione minoritaria. Perché fanno questo i belli? Perché si reputano superiori ai brutti, perché si reputano capaci di, diciamo così, fare tutto ciò in danno del fatto che un essere umano è un essere umano e va rispettato perché è un essere pensante, capace di disquisire e soprattutto che ha una propria dignità. La dignità è da intendere come caratteristica presente negli umani. Gli animali non hanno dignità, perché gli animali vengono etichettati, vengono bollati come tali. Quindi la dignità degli animali non è presente in costoro, ma è presente però negli umani. E noi siamo stati capaci di crearla, perché quando nasce un essere umano, ecco, quell'essere umano ha bisogno di dignità. Un animale invece non si pensa che abbia bisogno di dignità e magari quella stessa dignità di cui noi parliamo quotidianamente è in lui, e parlo di un essere animale, presente. Solo che noi non ce ne accorgiamo perché pensiamo che solo noi siamo padroni, proprietari e possessori di dignità. Grazie, il video termina qua. Un saluto, iscrivetevi al prossimo video.